Non ucciderti, non toglierti la vita. Tu non sei nato per caso, non sei un errore, non può essere. Guardati, sei unico e irripetibile, non c'è nessuno come te. Guarda le tue dita, nessuno ha le tue stesse impronte digitali, nessuno ha il tuo sguardo, la tua voce, il tuo DNA. Non sei un essere umano in generale, tu sei tu. Sei specificamente tu, come se tu fossi l'unico sulla faccia della terra. Chi può prendere il tuo posto? Nessuno, perché sei unico. La parola di Dio ti dice in Isaia 49,16: ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. E nel Salmo 139 il Signore dice a te: sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Vedi, Dio ti ha voluto, ti ha pensato, ti ha desiderato, ti ha fatto nascere, ha un progetto per te. Riprendi in mano la tua vita e fidati di Dio. Ricomincia da capo, provaci ancora. Anche il fallimento può diventare ricchezza, perfino da un lutto. Dio può far nascere una nuova gioia. Fai pace con Gesù. Nessun peccato può superare il suo amore per te. Il tuo passato non deve comandare il tuo presente. Riconciliati con Dio, fai pace con Dio. Non buttarti, non buttare la tua vita, non buttare il tuo amore, non buttare il tuo matrimonio, non buttare la tua famiglia, non buttare le tue amicizie, non buttare il tuo cuore, la tua esistenza, la tua persona. Dio ti dice oggi a te: io ti amo, io ti amo, tu sei prezioso per me, tu sei importante per me, tu sei un'opera d'arte per me. Amen.